Ciao Grullaia, benvenuti in questo nuovo video dei Brothers. Io sono Ricca e oggi siamo ritornati qua con il secondo deck troll della nuova espansione Apocalisse di Luce. Prima di iniziare il video vi voglio ricordare che in descrizione trovate tutti i link dei miei social, ma soprattutto Instagram. Un'altra cosa che volevo dirvi è che ho intenzione di aprire un gruppo Telegram come hanno fatto gli altri, però a differenza di aggiornamenti varie cose mi piacerebbe inserire in questo gruppo Telegram vi terrò aggiornati non solo sui video ma anche su offerte interessanti dal mondo del gaming o comunque delle componenti software hardware che ci sono a giro, quindi con varie offerte giornalmente spero di potervi linkare qualche offerta buona su giochi, videogiochi e cose varie. Detto questo ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, se volete che apro questo genere di gruppo Telegram così anche da poter parlare insieme. Inoltre vi voglio far vedere il deck di oggi, è il deck ragazzi di Aegis slash quello con KO ad orologeria. È un deck che diciamo ho fatto, diciamo un deck un po' forzato dal fatto che ho trovato solamente Aegis slash durante lo scorso spacchettamento in live, di conseguenza mi sono dovuto un po' adattare su quello che abbiamo trovato. Allora, perché è diciamo abbastanza trolloso questo Pokémon? Perché durante il tuo prossimo turno il Pokémon difensore viene messo KO se viene danneggiato da un attacco. Con il meta attuale non è molto facile effettuare questo deck perché comunque abbiamo vari Guzman, possibilità di ritirare il Pokémon, Fune di fuga, Pokémon che azzerano il costo di ritirata, quindi non è facile usare questo deck, però diciamo in mancanza di altro ci dobbiamo accontentare. Come lo facciamo girare? Fondamentale il Talonflame, perché almeno partendo con il Talonflame in prima mano ci possiamo prendere due carte a caso che ci sono nel deck per costruirci piano piano il mazzo, quindi magari ci prendiamo o Nelge, caramella rara, poi il turno dopo Aegis slash e ce l'abbiamo già pronto, quindi si può fare in questa maniera. Un'altra cosa che è fondamentale è il dover fare del danno e ho deciso di utilizzare il Rattata di Alola perché comunque senza energia riesce a fare 20 danni che sono quelli che ci servono per abbattere qualsiasi tipo di Pokémon. Poi per sicurezza, nel senso se non ci dovesse capitare il Talonflame, bene o male possiamo mettere il Vulpix di Alola che non ci farà pescare le carte che vogliamo, però comunque due Pokémon li possiamo prendere. Altra cosa fondamentale è il Mewex, perché con la sua abilità può fare gli attacchi sia nostri che del nostro avversario. Di conseguenza se non abbiamo magari dei Pokémon, per esempio il Rattata magari non ce l'abbiamo in panchina, però con il Mewex possiamo anche usare l'attacco dell'avversario per sfruttarlo a nostro favore. Andremo a utilizzare Mew anche per fare l'attacco KO ad orologeria, quindi attenzione. Fondamentali le caramelle rare, cerca sfide, pozione max, perché comunque riusciremo ad attaccare con un'energia, quindi di conseguenza possiamo andare a curare la Aegis slash o il Mew. Acromio, Camilla, spazzacampo qua fondamentale perché comunque ci potremo trovare in difficoltà. Campo aereo l'ho messo perché non solo per cercare di levare una carta stadio all'avversario, ma anche comunque per aumentare la mia panchina in modo da poter avere magari più Rattata eccetera. Ultra Ball abbastanza interessante. Pokémon Professor Platan, Cintura Furialotta l'ho messa più che altro per il Mew per dargli un po' più di punti vita. Elisio, Pokémon Fan Club, Pietra Lieve qua serve per comunque ritirare il Mew, comunque la Aegis, la Talonflame, l'Oranguru, queste carte qua. Ragazzi, come vi ho detto, non è un deck forte perché l'ho testato, ma non è che con il meta attuale vada benissimo. Però ragazzi, per ora ci dobbiamo arrangiare così. Speriamo che nei prossimi spacchettamenti trovare qualcosa di meglio. Ragazzi, andiamoci a trovare un avversario. Fatemi sapere innanzitutto se volete anche dei spacchettamenti in real, dove magari apriamo qualche pacchetto così per fare qualche video. E come sempre qua sotto nei commenti voglio sentire la vostra. E a questo punto cerchiamo un avversario. Avversario trovato e andiamo subito a vedere che di cosa si tratta. Un deck normale, buio, psico, tutto, è tutto questo deck, tutto. Incredibilmente abbiamo perso il lancio della moneta. Buono così ragazzi, vediamo un po' se il nostro caro amico si decide a decidere chi dovrà iniziare questa partita, che spero duri poco, perché comunque speriamo che il mazzo giri, perché più che altro regà le partite le metto non tanto per far vedere
che il deck può essere forte, ma per far vedere più che altro come funziona. Allora, partiamo subito con un Rattata che penso sia la peggior mano del mondo e finiamo il turno così. Ecco qua, lui parte con un tipo 0. Attenzione, 2 energie fa 30 danni, con 3 ne fa 70. Comunque il nostro Rattata morirà tranquillamente nel giro di 2 turni, quindi roba incredibile. La cosa buona è che abbiamo Acromio e Professor Platano. Adesso vediamo un po' che cosa ci uscirà dalla prossima mano, se saranno cose interessanti, bene, se no frulleremo via tutto con Platan. Allora, è il nostro turno. Ci esce un Dublade che non ci serve, di conseguenza sarei tentato a usare Platan. Sarei tentato veramente tanto. Usiamo Platan. Mi dispiace buttare via tutte queste carte perché sono abbastanza interessanti. E abbiamo una mano ancora più letamica, però intanto ci esce l'Onelge. Abbiamo anche un Ultra Ball e una Aegislash, quindi vediamo un po'. Intanto gli facciamo questi 20 danni che comunque stuzzicano un po' il frenulo prepuziale, ma va bene così. Lettera del professore, si va a pescare 2 energie con il quale ci andrà a fare un deretano tanto, ma questa roccia difesa, attenzione che come attacchiamo moriamo. Silvalli GX, attenzione amici, noi però abbiamo lo spazzacampo incredibile e a questo punto direi di spazzargli via, ma proprio completamente, questa roccia difesa, che è una carta a me piace tantissimo ma che non ho. Usiamo spazzacampo e quella la saluti tantissimo. Mettiamo usiamo la Ultra Ball e ci andiamo a levare il Talonflame, che tanto ormai ci è inutile, e Platan, che poi possiamo riprendere con una cerca sfide. A questo punto ci prendiamo il Vulpix. E ragazzi, attenzione, questa mossa potrebbe essere interessante. Così ci andiamo a ritirare il Rattata. Ritiriamo Rattata e con il Vulpix ci andiamo a prendere 2 carte Pokémon interessevoli. Usiamo Camomilla, la Camillaia. Oh, ci esce niente di quello che ci poteva servire. Usiamo l'attacco Faro, perché Vulpix è un Pokémon marinaio. Ci andiamo a prendere Aegislash e Mew. Tanto abbiamo la caramella rara, quindi al prossimo turno abbiamo Aegislash carico, per modo di dire bello che pronto. Possiamo assegnare l'energia al Mew. Con pietra lieve ritiriamo Vulpix e Silvalli dovrebbe teoricamente morire in un paio di turni. Ok, allora abbiamo anche ora in culo e ci va bene. Usiamo caramella rara sull'Onelge e ecco qua il nostro bellissimo Aegislash, il Pokémon scudo spadato. Ecco qua, mettiamo anche il Mew, gli diamo l'energia, ritiriamo il buon Vulpix di Alola. Eccolo qua, mettiamo il nostro Mew e facciamo KO ad orologeria. Ora, se non ha nessun altro Pokémon in panchina, cosa penso strana, lui morirà al turno dopo. Camellia, cerca 3 carte oggetto Pokémon mostro da aggiungere alle carte che ha in mano. Tutte le ROM, testimone della speranza, quindi probabilmente avrà un Pokémon da caricare. No, non ha Pokémon, gli andiamo a fare un rosicchiamento che gli fa 210 danni e abbiamo vinto questa partita molto particolare, perché non accadrà mai altre volte, quindi sono fortunato così, giusto per farvi vedere come funziona questo deck, più che altro il meccanismo. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, molto breve ma intenso. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, eventuali migliorie ragazzi scrivetemele sotto nei commenti, ma più che altro ricordatemele in live la domenica, perché almeno le possiamo fare in diretta, perché almeno mi ricordo. Ragazzi, vi aspetto, consigliatemi ovviamente altri deck economici o comunque con altri Pokémon che potrebbero essere interessanti di questa nuova espansione. Fatemi sapere se volete questo gruppo Telegram, dove comunque sarà un gruppo aperto per parlare, scriverci eccetera, dove vi posterò anche queste comunque offertone su Amazon eccetera. Ragazzi, vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, noi ci si vede alla prossima, ciao a tutti.